Cerchio Firenze 77. Essere e divenire. Ancora molta strada l'uomo deve percorrere, e mano a mano che egli progredisce, le sue conoscenze si allargheranno. Ed ecco allora che tanti fenomeni incomprensibili saranno spiegati, e il lato misterioso della vita cederà il posto a una fiducia ed una sicurezza che l'uomo oggi del tutto ignora. Parlo della sicurezza che ha colui che ha raggiunto la comprensione. Di fronte a ciò che non è spiegato, a ciò che quindi non essendo spiegato rimane misterioso, l'uomo è incerto e nel tentativo di trovare spiegazione risorge in lui l'atavico timore e la sua naturale ascendenza a spiegare tutto secondo un divino intervento, attribuendo a questo divino intervento ora il senso di un premio, ora quello di un castigo. Ciò nella comprensione cesserà definitivamente di essere, e così tanti aspetti mistici, parimenti, scompariranno. Scompariranno le superstizioni, e unitamente a queste anche i lati mistici secondo una mistica di oggi e dei tempi trascorsi. Perché l'uomo non vedrà più in quelli che voi chiamate oggi miracoli l'opera di un divino fattore, l'intervento di un santo, di un'alta entità spirituale, ma finalmente comprenderà le forze che sono a sua disposizione e che possono essere adoperate per la sua felicità, per il suo benessere. In fondo, per questo l'uomo è stato emanato, perché l'uomo, sia pure attraverso un cammino di dolore, dal quale scaturisce comprensione, deve giungere a quella serenità, a quella certezza che lo rendono un essere massimamente felice. Voi avete parlato questa sera di Maria, madre del Cristo, e vi siete chiesti se le apparizioni che sono conosciute sono apparizioni dell'entità che una volta fu madre del Cristo. Ebbene, ciò non ha alcuna importanza, perché queste visioni, quando sono state veramente tali, hanno il valore che gli uomini a esse conferiscono. Il selvaggio che adora una pietra e che per la sua evoluzione, per lo stadio di sviluppo nel quale si trova, in forza di questa fede, opera bene, di un bene adatto al suo stadio di sviluppo, è paragonabile in effetti al fedele che trova egualmente una linea diretto agire di fronte all'immagine della madre del Cristo. Non è quindi né l'immagine né la figura che si vuole rappresentare o simbolizzare in questa immagine che ha valore, ma il valore sta nell'intimo di colui che di fronte a questa immagine si inginocchia. Con ciò vogliamo dire che fino a uno stadio dell'evoluzione non ha importanza che l'uomo conosca la verità più vicina che sia possibile alla realtà, ma ad ogni stadio dell'evoluzione ciascun individuo conosca la verità che a lui è congeniale, che a lui si confà maggiormente e che è più vicina ad incrementare il suo ideale, l'ideale della sua coscienza. Questo è importante.